questo messaggio, sì. Antonio, buongiorno, io sono il barbiere di Silvio Sisto. Ma puoi venire veloce, dai. Qua la situazione è veramente tragica, ci sta sfuggendo di mano. Ma questo è scemo, è certo che vengo. Aspetta che mi hanno mandato la posizione. Così scemo veramente. Continua su via Alessandro Maria Calefatti per un chilometro. Anche se io penso che abbia messo l'acqua e gli abbia portato la bottiglia con l'acqua. Andiamo a vedere. Se l'ha tappato però. Andiamo a vedere. Eravamo in zona, quindi non ci costa niente. Certo è, Tino, che se la giustizia facesse il suo corso, probabilmente faremmo a meno del bomber Silvio Sisto, no? A destra e prendi via Ettore Fieramosca. Ci siamo. Poi svolta a sinistra e prendi via Francesco Crispi. 400 metri, 2 minuti, Sta qua. Ma sta qua Silvio? Silvio Sisto? No, non c'è. C'è un altro parrucchiere qua vicino. Via Crispi 150. Non c'è un altro parrucchiere. E ci ha depistati. Oh, qua era. Ah, la vedi la macchina? Ah, di là. Ma tu guarda, grazie caro, ma tu guarda come ha messo la macchina questo deficiente di un Silvio Sisto a bloccare, cioè non l'ha messa sul posto per i disabili, ma questi poveretti come devono parcheggiare? Ma sei veramente incorreggibile, ma io non lo so, ma guarda che parcheggio ha fatto, cioè ha bloccato comunque il posto per i disabili, ma gli è scema da avere. Al centro, riuscite. Sì. Si è appena seduto. Vieni. Salve. Buongiorno. Chi mi ha mandato il messaggio? Non si può dire, vero? Perché fra voi c'è l'infame. Ma hai visto come hai parcheggiato la macchina? Idiota, di nuovo sul posto per i disabili. Ma io posso sapere chi gli ha mandato il messaggio? Non sappiamo niente. Tu sei arrivato, qualche messaggio? Qualcosa? Mi dicevano un uccellino che stava qui a... Cioè, ragazzi, come fa a sapere che io sto qua? Qualcuno glielo ha detto. Ah, state facendo l'omertà con me? No, non ci posso credere. Guarda che cosa si è messo alle mani questa volta. Non l'avevi visto? No, tu? Certo che no. Guarda di che colore è lo smalto. Abbiamo cambiato. Neutro. Certo che ti sei fatto gli amici anche nel mio parrucchiere. Stai arrivando dappertutto. Io sono nell'aria, sì, ricordatelo. Come il COVID. Tu sei nocivo. Io sono nocivo. Sì. Ma guarda un po' come va. Eppure la stradale ti fermerà. Io sono sicuro che prima o poi la stradale ti fermerà. L'avrai una multa perché non puoi guidare così. Non posso neanche dirti, non per le ciabatte. Perché c'è cosa te chiede. No, per le ciabatte. Vai a vedere lo shampoo, Che io per quello sto qua. Guarda quanto idiota quest'uomo qua. Guarda. Ti fai il tuo solito shampoo, per favore. Va bene. Grazie. Cosa c'è? Mi metti qua. Cosa c'è? È champagne. Io faccio lo champagne solo così, faccio. Va bene, leggi. Don Perignon, no? Eh beh, è normale, che vuoi fare lo stick? Che cos'è? Ma perché vuoi fare? Poppa l'acqua. È normale, si diluisce. E se no poi troppo champagne fa male alla cute, no? Lo ma se metti il Fontana Fredda nelle bottiglie, ma voglio Don Perignon. Io voglio capire tu qua come sei arrivato. A te, come sei arrivato qua? Non ti interessa. Io sto mettendo
un punto esclamativo su quando sei idiota. Cioè, lo sto mettendo una volta per tutte. Ma, se, ma, se ma secondo te io posso credere che tu ti fai lo shampoo con il Don Perignon? Io lo faccio, lo shampoo col Don Perignon diluito, sì sì, diluito, giusto? Sì, sì. Con lo shampoo ovviamente di alto livello che ha il mio parrucchiere, non è un shampoo che è un stupantino. Il mio parrucchiere, parrucchiere, e non un manda fuori, il mio parrucchiere. Per me è barbiere e parrucchiere da uomo. Però cioè, il mio lo shampoo che costa 25 euro, solo per me lo prende. Non è che per un shampoo che ustuole lo spinere 5 uomini in offerta. E poi si vede il risultato, che si perde tutto il capello, si perde. E come va? Deve andare a Monopoli. Deve andare a Monopoli in piazza. Comunque domenica, ragazzi, in piazza Monopoli. Quanto la piazza principale sarà il bomber ospite. Quanto già hai tutto sold out. Quanto hai pagato? A Red con quanto hai pagato? Ormai sono il personaggio del momento, mettitelo nella testa. Faccio il personaggio del momento. Sono tu senza di me sei zero. Io senza di te tu vali zero. E come va? Ma lui ha capito che ho più soldi da spendere che tempo da perdere. E sta qua, mi sta facendo perdere. Domenica ovviamente tutti non dichiarati. Tu sempre dichiarati. E domenica, se vuoi, ti faccio venire in piazza. Tanto ho già fatto rafforzare il palco, se vieni tu. Almeno ti faccio un po' di popolarità, arrivi fino a Monopoli, che oltre a pane e pomodoro e torrequetta non esci. Scusa, mi stanno chiamando. Pronto, il mio manager, pronto? Ma qui si esce magari, sto facendo lo shampoo, ti richiamo dopo. Fissa le altre date, non ti preoccupare, ormai si vola. Ciao caro, ciao ciao. Ho chiuso. È il mio manager. Chi è? Il mio manager, non posso darti il numero, se no tu arrivi pure da lui. È la ti verità. Viene, ti viene. Ormai si vola. Vai a spostare la mano. Ormai si... Vai a spostare la mano. Sto aspettando che viene il vigile, le do le chiavi e me la sposta lui. Secondo te io te la sposta la macchina. Oh, sta arrivando, tra poco appena fischia, lo facciamo entrare, le do le chiavi e lo facciamo spostare. Anto, ormai vogliamo, siamo internazionali, tu rimani qui, però grazie a me ti porterò lontano. Che cosa gli devi dire? Cioè, ma hai visto quanta mediocrità, quanta superficialità in un'unica persona? Cioè, quando Crist l'ha distribuita, possibile che non ci sia un'altra persona a cui poteva darmi? Tutta a lui gliel'ha data. Guarda, guarda. Ma. Guarda. Già che stai, non mi puoi fare una tintura alla barba, per favore. Offro io, non è un problema, giuro, pago io. Se tu rimani qua, io ti offro una bella tintura alla barba. Non ho bisogno di tintura. Ti pago io. Non ho bisogno e non ho bisogno soprattutto dei tuoi soldi. Non fare con me quello che fai con gli altri, perché con me ti va male. Bomber. Ma adesso no, questo sono soldi finché delle serate. Finché si scherza. Ma questi sono soldi delle serate. Finché si scherza. Anto, allora ascolta. Però quando tu dici queste cose così, lo sai che a me non piace per niente. Lo so. Bomber. Anto, io sono sincero, Anto, devi apprezzare la sincerità dei tuoi soldi. Anto, io a te ti prendo un secondo, Luigi. Io a te ti prendo, ti metto nel mio giardino e ti metto a fare l'intervista nel mio giardino, quando e come vuoi, lo sai. Ti prendo, ti compro, ti metto nel giardino e ti metto a fare l'intervista. Pensavo tipo uno dei sette nani. No. Vedi che era. Arredo sei un pagliaccio. Domenica viene a Monopoli, che sto in piazza, che Monopoli la spacco, la distruggo. Ormai si vola. L'unica cosa che puoi spaccare è la macchina, che prima o poi te la spaccherà. Te la spaccheranno. Questa prima è la seconda sedenza, secondo me. Tino, portalo via, che mi sto dando troppa luce adesso. Troppa luce li sto dando. Vi aspetto a Monopoli domenica alle ore 11, il bomber spaccherà tutto. E Antonio Loconte guadagnerà sempre ancora di più, sempre di più, sempre di più. Beh, qui ti dico grazie io allora. E anche tu ovviamente. Anche tu. Scema da re, c'è poco da fare. E comunque vieni a spostare la macchina. Antonio, signore, il tuo classico davanti allo stallo per città. Ah, va bene. Quando ho capito, ma questa ora qua, non c'è il che ci ha portato a mettere la...